Ciao a tutti poracci, come va? Mentre Microsoft e Sony sono ufficialmente in corsa verso la next gen, non senza qualche scivolone, Nintendo sta affrontando questo 2020 con molta più cautela, forse anche troppa. Sebbene la Switch stia vendendo come il pane, è innegabile che la casa di Kyoto si trovi in una posizione abbastanza scomoda, perché con i nuovi hardware in dirittura di arrivo, la sua console rischia di venire tagliata fuori dal mercato dei multipiattaforma e in generale di non essere più appetibile agli occhi dei consumatori. Mentre l'utenza aspetta notizie concrete sui piani per l'immediato futuro e sul lungo termine, sono trapelati alcuni dati comunicati da Nintendo durante un Q&A con gli investitori e credetemi, ci sono informazioni molto interessanti. Prima di fare un po' di ordine, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Sono tre gli argomenti principali che sono stati trattati durante il meeting: l'impatto della crisi mondiale sulle strategie aziendali, i dati di vendita dell'ultimo periodo e i piani futuri per la Switch. Per il primo punto, come è lecito aspettarsi, Nintendo ha subito pesanti rallentamenti nel processo produttivo. Come per tutte le software house, dover coordinare i membri dei team a distanza comporta una dilatazione dei tempi di sviluppo e lo stesso vale anche per la produzione di hardware, che già aveva subito un netto rallentamento nei mesi precedenti, anche se ora il settore è in lieve ripresa. Nintendo prevede che per i prossimi mesi, a causa delle difficoltà economiche a cui andranno incontro i consumatori, le vendite complessive caleranno del 17%. Nonostante le evidenti difficoltà, i numeri di vendita di quest'ultimo periodo sono stati a dir poco impressionanti, con la Nintendo Switch che continua a migliorare i già ottimi risultati dell'anno precedente nei tre grandi mercati di riferimento. Questo grazie soprattutto all'uscita di Animal Crossing, che in sole 6 settimane dal lancio ha venduto più di 13 milioni di copie. Di questi acquisti circa il 50% sono in digitale, un dato che, seppur condizionato dalla situazione globale di pandemia, segna un trend interessantissimo. I ricavi dal digitale per Nintendo sono in netto aumento e diventano una parte sempre più fondamentale del suo business. Per l'anno fiscale del 2019 sono incrementati del 70% e sono arrivati a rappresentare il 34% del totale dei loro ricavi. E questi sono composti al 70% da giochi full retail, mentre il restante 30% da add-on e DLC. Insomma, considerando anche gli oltre 15 milioni di iscritti al servizio online, è palese ormai come Nintendo non possa più ignorare i profitti ricavati dal digital download, e mi chiedo come sia possibile che ancora non abbia deciso di spingere veramente sull'acceleratore potenziando le funzionalità dell'eShop, troppo scarno, e introducendo una virtual console. La comunicazione più interessante però è l'ennesima conferma che non ci sono piani in atto per sostituire Nintendo Switch e che i suoi dati di vendita provano l'ottima salute della console, che ha raggiunto, secondo Nintendo, la metà del suo ciclo vitale. Questo significa che nonostante l'arrivo imminente della next gen, la casa di Kyoto continuerà a puntare e supportare la Switch per altri 3 anni, un lasso di tempo sicuramente non breve. Certo, questo non significa che non arriveranno revisioni dell'hardware in grado di espandere le sue capacità, ma difficilmente vedremo la tanto rumoreggiata Switch Pro prima del 2021. Circa 6 anni in assoluto non sono così tanti, anzi sono perfettamente in linea con le precedenti generazioni di console, ma ricordiamoci che Nintendo Switch si è inserita a metà della current gen, già in netto svantaggio rispetto alla concorrenza per quanto riguarda la sua componentistica hardware. Per questo mi chiedo quanto sia realistica la sua sopravvivenza sul mercato per altri 3 anni, un periodo lunghissimo se si pensa alla velocità dell'avanzamento tecnologico, soprattutto se si considera l'importanza di un salto generazionale. Nonostante questo, Nintendo ha anche annunciato di aver incrementato i budget per le campagne promozionali di Switch, indice della totale sicurezza nelle potenzialità della console. Quindi, per riassumere, i dati confermano una Nintendo Switch in ottima salute e l'azienda di Kyoto determinata a investire il più possibile sulla sua console ibrida. Ma la vera domanda rimane sempre quella: che piani ha in serbo la grande N per questo 2020? C'è assolutamente bisogno di un piano in grado di riempire la seconda metà dell'anno corrente per mantenere viva l'attenzione dei giocatori in un periodo così cruciale. E voi poracci cosa ne pensate? Siete sorpresi dai numeri di Nintendo? La Switch può durare ancora per 3 anni? Vi aspetto nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Io sono il Poro Michele, con numeri che fanno girare la testa, ciao!